Sono i cacciacarri, signore, i P-51. Angeli sulle nostre spalle. Cosa, signore? James. Meritatelo. Meritatelo. Mia cara signora Ryan, è con il più profondo senso di gioia che le scrivo per informarla che suo figlio, il soldato James Ryan, sta bene e in questo preciso istante è in viaggio verso casa dai campi di battaglia europei. I rapporti dal fronte indicano che James ha compiuto il suo dovere in battaglia con grande coraggio e costante dedizione, anche dopo essere stato informato della tragica perdita subita dalla sua famiglia in questa grande campagna per liberare il mondo dalla tirannia e dall'oppressione. Con immenso piacere mi unisco al segretario alla difesa, all'esercito degli Stati Uniti e ai cittadini di una nazione grata nell'augurarle buona salute e molti anni di felicità con James al suo fianco. Nulla, neanche il ritorno di un amato figliolo sano e salvo, può compensare lei e le migliaia di famiglie americane che hanno subito gravi perdite in questa tragica guerra. Vorrei condividere con lei alcune parole che mi hanno sostenuto nelle lunghe, buie notti di pericolo, di perdite e di accoramento. Le cito. Prego che il Padre Celeste possa mitigare l'angoscia del vostro cordoglio e vi lasci solo il ricordo meraviglioso degli amati defunti e la solenne fierezza che vi deriva dall'aver deposto un così costoso sacrificio sull'altare della libertà. Abramo Lincoln. Con grande deferenza e rispetto, George C. Marshall, generale, capo di Stato Maggiore. C'è la mia famiglia con me oggi. Ha voluto accompagnarmi. A essere sincero con lei, non sapevo che cosa avrei provato a ritornare qui. Ogni giorno penso alle parole che lei mi ha detto quel giorno sul ponte. Ho cercato di vivere la mia vita nel migliore dei modi. Spero che sia bastato. Spero che almeno ai suoi occhi mi sia meritato quello che tutti avete fatto per me. James. Capitano John Miller. Dimmi che ho condotto una buona vita. Cosa? Dimmi che sono un bravo uomo. Lo sei.